abbiamo condiviso tanto tempo insieme, sì. Quando questa stanza è rimasta vuota, quando l'ambulanza è partita, lei dov'era? Non sono più entrata, ero giù da basso a vedere l'ambulanza. E dopo quanto tempo è rientrata qua? Arrivo adesso. Quindi lei entra per la prima volta, sì. Con noi in questa stanza. È una stanza piena di ricordi, belli, brutti, dolorosi. Dolorosi sì, ma anche belli. Una stanza che abbiamo deciso di non mostrarvi, perché non servirebbe raccontare davvero i 15 anni trascorsi qui, con Eluana. Cosa le ha detto? Come si è congedata da Eluana? Un bacio. Basta. Troppo dolore, troppo forte, la sensazione di impotenza, le parole che non è riuscita a dirle l'altra sera, gliele dice adesso. Eluana, non avere paura di quello che ti succederà. Ti siamo vicine e soprattutto ti è vicino un padre che ti accoglierà nelle sue braccia e che un giorno ci ritroveremo. E c'è anche una parola, anzi un appello ai medici e alle persone che seguono ora Eluana a Udine. Accarezzatela, ascoltate il suo respiro, ascoltate il suo cuore. Eluana è viva.